Ancora poche ore di attesa per i tifosi rossoblù in apprensione per la conferma dell'apertura al pubblico dello stadio Yoshida. Riunitosi nel pomeriggio di oggi, l'osservatorio sulle manifestazioni sportive ha intanto valutato a norma l'impianto crotonese, a condizione che vengano rispettati i 4 punti inseriti nella determina del 21 agosto scorso e relativi alla messa in funzione della biglietteria nominale, al controllo accessi tramite palmari di prossimità, all'inizio dei lavori per la posa in opera dei sistemi di videosorveglianza e alle separazioni fra le tifoserie. Nel tour de force degli ultimi giorni, i tecnici del Crotone hanno difatti realizzato tutte le prescrizioni dell'osservatorio e a questo punto la palla passa alla commissione di vigilanza locale, che nella giornata di domani effettuerà un sopralluogo all'uscita per la verifica dei lavori effettuati, dopodiché esprimerà il suo parere circa l'apertura dei cancelli già dalla prossima gara. Simone Farelli è uno dei portieri dell'FC Crotone. L'estremo difensore, nato il 19 febbraio 1983, svincolato, la scorsa stagione ha indossato la maglia del Lanciano con la quale ha collezionato 17 presenze. Il giocatore romano si è legato alla società rossoblù per una stagione. Mentre Claudio Furlan, arrivato in rossoblù in giugno, è stato ceduto in prestito al Barletta, formazione di seconda divisione. Ripresa degli allenamenti all'uscita per il Crotone che, reduce dalla sfortunata prova di Pistoia, prepara la sfida casalinga con Real Marcianise. Seduta defaticante alla quale hanno preso parte tutti gli effettivi della rosa, compreso l'ultimo arrivato, Simone Farelli. L'unico ad aver svolto lavoro differenziato è stato il difensore Valerio Condamatteo.